Grazie Presidente. Ci accingiamo a votare in assemblea il piano di risanamento e il piano industriale pluriennale della nostra partecipata di AMA. Un piano che prevede nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, un ampliamento del parco mezzi, l'assunzione di nuovo personale. Ma soprattutto noi crediamo che con questa delibera AMA risanata possa ripartire e diventare quella realtà industriale, tornare ad essere quella realtà industriale di cui ha le potenzialità, e dall'altra parte si mette in sicurezza saldamente in mano pubblica. Queste io le reputo azioni concrete per il rilancio della società. Io e ovviamente il gruppo del Movimento 5 Stelle con l'onore di rappresentare, e che miglioreranno soprattutto i servizi che l'azienda deve fornire al cittadino. Possiamo dire che con la votazione favorevole di questa delibera, il futuro di AMA sarà fatto di conti in ordine, di investimenti, di bilanci veri, e di traguardi certi e concreti da raggiungere. Nel piano industriale sono previsti più di 300 nuovi posti di lavoro, ingresso di 225 nuovi operatori ecologici, meccanici, operatori cimiteriali, 15 operatori impianto. Oltretutto, un altro punto cardine è quello dell'autonomia impiantistica, con la messa in esercizio entro il 2024 di due nuovi impianti di compostaggio, Casalselce e Cesano, per il trattamento della frazione organica. Nuovi centri di raccolta, al cui interno poi ci saranno anche, ovviamente, saranno realizzati centri di riuso. Due nuovi impianti di selezione del multimateriale, un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico. E tutto questo perché? Perché noi vogliamo che Roma raggiunga entro il 2025 quel 61% di raccolta differenziata, così come richiesto dagli indirizzi delle ultime recenti direttive europee. Ed anche per questo motivo poi la pianificazione è stata realmente calata poi sul territorio, prevedendo quindi anche modelli differenziati di raccolta, sia stradale che porta a porta. E questo perché bisogna tener conto in una realtà come Roma di quelle che sono le caratteristiche urbanistiche, economiche, nel senso delle attività e sociali di ciascun territorio, di ciascun municipio. E voglio anche ricordare come con questo nuovo piano industriale si vanno a sostituire mezzi vecchi, anche di 10-15 anni. Vengono acquistati oltre 37.000 nuovi cassonetti, se non sbaglio, spero di non sbagliarmi con le cifre, 99 spazzatrici, 300 nuovi mezzi per la raccolta stradale, oltre 400 mezzi leggeri per il servizio porta a porta. È un piano industriale concreto, è un piano industriale che porterà sicuramente risultati alla città e farà ripartire AMA nel modo migliore. Nei gruppi, negli interventi degli altri gruppi che mi hanno preceduto, ho sentito parlare di privati che entreranno in AMA o quant'altro. Noi fin dal primo giorno abbiamo sostenuto che le nostre partecipate, sia del trasporto, sia per quanto riguarda AMA, il nostro mandato era quello di risanarle, mantenerle saldamente in mano pubblica. Non ci è mai passato per la testa il fatto che AMA potesse passare ad Acea. Ma questa stessa delibera che noi portiamo con il risanamento dell'azienda porterà a questo. Io non voglio neanche pensare al fatto che questa delibera oggi non passi e quindi non abbia un voto favorevole da parte dei consiglieri. E io su questo mi rivolgo a tutti i consiglieri, a tutti i 48 consiglieri, più la sindaca che fanno
parte dell'Assemblea Capitolina e sono stati eletti dai cittadini. Perché l'unico rischio che può correre AMO in questo momento è che questa delibera venga bocciata, perché bocciare questa delibera metterebbe in serio rischio l'azienda. E credo che questo ognuno di noi, se è vero quanto hanno espresso anche gli altri partiti, è qualcosa di più lontano da qualsiasi tipo di pensiero che ciascun gruppo politico ha in assemblea. Per questo io dico che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà compatto, come sempre, a favore della delibera. E spero che lo facciano anche gli altri gruppi. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere. Mi scusi, Presidente, un'ultima cosa. Credo che le sia arrivata anche una richiesta per la votazione nominale della delibera, perché credo che una delibera così importante, e poi chiudo e mi scuso, ognuno dei consiglieri ci debba in qualche modo mettere la faccia e la voce sulla scelta che farà, perché in base a come andrà la votazione di questa delibera si deciderà se l'azienda potrà avere un futuro pubblico o meno, perché si rischia concretamente con una bocciatura della stessa la liquidazione dell'azienda. Grazie.